Ok, allora, ok, non è più ora di pranzo, però comunque oggi parliamo di cucina. E di ricci di mare. Ma che cos'è che si mangia del riccio di mare? Lo sapete? Eh? Cosa si mangia del riccio di mare? Le gonadi, che poi contengono... Saranno gonadi maschili o femminili? Che mangiamo di questi animali? Oh? Eh? No, femminili, femminili. Sono le uova! Quel rosso vivo che voi vedete sulla pasta, adesso mentalizzate il vostro unico contatto diretto potenziale con questa storia, però sono così, è quel bel arancione rosso delle uova di riccio di mare. Ok, queste uova di riccio di mare però a un certo punto diventeranno dei ricci di mare, ok? Ma prima di diventare dei ricci di mare passano attraverso la fase di... Chi è che se lo ricorda? Guardate che sto registrando, la Bonelli mi sente? Non lo sanno! Dai, veramente, la fate piangere. Come si chiama? Oh, mamma! Eh? Vi do un indizio? No? L'hai evocato e comparso. Pluteo, larva Pluteo. Comunque è, diciamo, è una fase ovviamente larvale di questi animali, poi da un disco immaginale che rimane, che viene messo da parte in realtà precocemente, ma comunque da questo disco immaginale poi verrà fuori l'organismo adulto, la forma adulta. Ma la forma larvale, se vi ricordate la storia dello stadio filotipico, ci interessa moltissimo e ci interesserà ancora di più quando studieremo anche i vertebrati. In effetti, chi è che si ricorda la classificazione di questi animali qua? Come no? È un echino? Echinoderma, dai. Protostomi o deuterostomi? Eh? Deuterostomi. E noi cosa siamo? Deuterostomi, ok? Quindi questo, diciamo, tra i deuterostomi è l'animale più semplice. Quindi è un deuterostoma e vedremo, ci sono molti parallelismi con lo sviluppo anche di cordati e vertebrati. Però è, diciamo così, un pochino più semplice e più comodo da studiare. Molto più comodo del topo, ma anche dello zebrafish. Allora, esatto, protostomi e deuterostomi, però se sono dei deuterostomi, la prima apertura, avete già parlato voi, vero, con la professoressa Bovolin di blastula, gastrula, come no? Lei fa un po' di embriologia, no? La fate l'embriologia, la gastrulazione l'avete fatta, giusto? Ok. E quando noi diciamo deuterostomo, che cosa stiamo dicendo? Cosa vuol dire deuterostomo? O deuterostomi, o deuterostomi? Cosa vuol dire? Eh? Seconda bocca? No, è comoda, perché anche a volte sono indeciso su cosa mangiare, mi piacerebbe, ma no, non è una seconda bocca. Allora, vabbè, lo vedremo, però ve lo dico già, vuol dire, si fa la differenza tra protostomi e deuterostomi, perché alla gastrulazione, la prima invaginazione, e quindi il primo, diciamo così, orifizio che poi si manterrà, è l'ano, ok? La gastrulazione è quella fase in cui dalla
dalla blastula, che è una palla rotonda come un pallone, noi iniziamo ad avere delle invaginazioni, ok? Quindi da un animale che di fatto è un epitelio pieno di liquido, invece abbiamo un animale un po' più complesso con una cavità interna che poi si riempirà di mesoderma, ok? Allora, questa cavità si può creare in tanti modi, però quella che vedremo noi in realtà è quasi sempre per invaginazione. E quindi si viene a formare appunto quello che chiameremo poi l'archenteron. Quindi è un canale in contatto con l'esterno che però attraversa il corpo da dentro. È chiaro? Lo chiamate anche tubo digerente. Chiaro? È in contatto con l'esterno, ma ovviamente attraversa l'interno il nostro corpo. Questa cavità si forma molto precocemente, si chiama archenteron, e però la prima apertura può essere il futuro ano o la futura bocca. Nei deuterostomi, e quindi tutti quelli che studieremo adesso di fatto, a parte la drosofila, questa prima apertura è l'ano. E la stessa cosa succede nel nostro riccio di mare, ok? E la formazione di questi culi la studieremo molto nel dettaglio, ok? Perché quello, la formazione del futuro ano, è proprio un punto cruciale nello sviluppo, la fase anale di questi embrioni è una fase cruciale e lo vedremo. Va bene, allora questa era la classificazione, per chi non se la ricordasse andiamolo a studiare. Allora, perché studiamo i ricci di mare? I ricci di mare li studiamo perché sono semplici, e questo non è male, perché il loro sviluppo ovviamente è stereotipato, quindi lo possiamo seguire facilmente in coltura, ma soprattutto perché è molto semplice ottenere tantissimo materiale su cui lavorare, ok? I gameti si possono ottenere molto facilmente, in grandi numeri, semplicemente iniettando del cloruro di potassio all'interno dell'animale. Cioè, questa semplicissima procedura fa produrre moltissime uova. E c'è un video che a questo punto speriamo che vada internet, non ho capito dove prima non andava. Dai, questo dura 2 minuti, così ci rilassiamo ancora un attimo. Ah, non si sente più la musica, bravo. Allora, ok, qui vedete, KCL viene inserito, guardatelo soltanto. Oh no, c'è la musica. Queste sono le uova. No, però la musica, scusate, non la voglio, è bellissima, però parlo io. Ok, questi sono gli spermi. Voilà. Questa è una fase di cui io non vi parlerò, si chiama fecondazione, voilà, è appena avvenuta, vedete la membrana vitellina che si allarga. Questa è classicamente una degli argomenti della biologia dello sviluppo, però io non ce la faccio a fare tutto. Voilà, la fusione dei pronuclei, la vedete qua? Ecco che si incontrano i due pronuclei, qui nel video che sta andando sarà in ritardo, ma non importa. E adesso, ecco qua, si sono incontrati i pronuclei e succede qualcosa. Blur. Avete visto quella vibration? Quando noi parliamo di reprogramming, attenzione, ok? Questo, vabbè, non è che deve esserci per forza un tremore dentro la cellula, però quel tremore, quello è il momento in cui comincia lo sviluppo. Guardate, questa mi dispiace di non farla, però già solo vederla è molto bella. I due pronuclei si uniscono e nel momento in cui si uniscono c'è un brivido. Oddio mio! E iniziano le divisioni. Attenzione, come sono queste divisioni? Sincrone, d'accordo? Manca Strauss. Però sono perfettamente sincrone, ok? Cioè parte un programma genetico. C'è qualcosa che dice, e sono tra l'altro stereotipate, adesso lo vedremo, si dividono sempre nello stesso modo. Una piccola domanda, così stoppo un attimo, su questo punto. Come vi sembra l'adesione cellulare? Come vi sembrano queste cellule? Fortemente adese? No, è vero.
sono solo, cioè si sono divise, però sono rimaste, come dire, lassamente adese. Vi ricordate l'esperimento di Drish? Qual era l'esperimento di Drish? Per capire fate and potential, sviluppo regolativo o autonomo, per capire se ogni blastomero aveva il potenziale, li aveva separati. Quell'esperimento lì che lui fece è stato in questa fase di quattro blastomeri rompere la membrana vitellina e cioè shakerarli in modo da separarli. Era una separazione meccanica che lui faceva, Non aveva la possibilità di interagire col calcio o altri inibitori dell'adesione più specifici, semplicemente li shakerava rompendo questa membrana, ovviamente senza rompere l'embrioncino. Ok, comunque appunto parte questa divisione sincrona e poi vedremo, questa si chiama segmentazione o cleavage, avviene praticamente in tutti gli animali, e in seguito alla segmentazione si forma la blastula, che è quella sfera cava, poi avremo la gastrulazione con la crescita dell'archenteron, ma adesso questa cosa la vediamo, e poi eccole le nostre larvette pluteo che se ne vanno in giro per il mare, crescono, ci sono varie fasi larvali, finché da questa larvetta verrà fuori un animale che fa la metamorfosi. Ok, ma torniamo in sala, riprendiamo la nostra presentazione. Ok, quindi vagamente vorrei che sapeste qualcosa di questo, mi serve che lo sappiate, e però in realtà il riccio di mare è anche un animale che è stato molto molto studiato. Per vari motivi è stato molto molto studiato, ok? Ed è stato però anche un animale in cui sono state scoperte cose importanti per la biologia, d'accordo? I primi mRNA, RNA messaggeri o questo tipo, insomma ci sono un sacco di cose, adesso non ve la faccio lunga, però per la biologia molecolare questo è stato un modello pazzesco. Ok, adesso voi lo guardate così come roba da biologi marini, ma no, c'è un sacco di biologia molecolare che in realtà è iniziata grazie agli studi sul riccio di mare. E infatti il riccio di mare abbiamo il genoma sequenziato già da qualche anno, nel 2006, eccolo qua. Allora, ripasso rapido delle fasi dello sviluppo, poi adesso le vedremo più nel dettaglio, di nuovo con le foto. Quindi abbiamo la prima fase di fertilizzazione, fecondazione, cleavage, segmentazione, queste cellule proliferano molto, tutto è molto sincronizzato e stereotipato. Ok, raggiunta la fase di blastula, cioè questa sfera cava, si esce dalla membrana vitellina perché c'è bisogno di più spazio, non so se siete d'accordo, La massa dell'embrione cambia durante questo processo dello sviluppo, la massa. Se tu li potessi pesare, pesano sempre uguale, giusto? Ecco, però si dividono le cellule, a un certo punto all'interno di questo embrione entra dell'acqua a creare questo blastocele, che è la cavità nella blastula. Cosa ne deve essere del volume se io mantengo la stessa massa di citoplasma? Ok, deve crescere un po'. Quindi io assorbo acqua, faccio entrare acqua, mi gonfio un po', a questo punto è un bel epitelio, però si può rompere la membrana vitellina e si esce. Ok, a questo punto inizierà la gastrulazione, e la gastrulazione è un altro momento dove ci starebbe bene Strauss, perché è il momento in cui iniziano tutti quei movimenti morfogenetici che porteranno alla fine alla formazione dell'embrione. La formazione dei foglietti, la specificazione degli assi, anteriore, posteriore, dorsale, ventrale, quello è un momento cruciale, capito? Non la laurea.
È la gastrulazione il momento importante nella vita di un uomo. Va bene. Ok, finché si raggiunge questa forma adulta. Allora, no, questo lasciamolo perdere. Questo è il disco immaginale da cui nascerà la larva adulta. Sembra un segno alieno, ma non lo è. Ok, solo vi faccio ragionare ancora un secondo, perché ne vedremo un po' di queste larve, sul concetto di antero-posteriore e dorso-ventrale applicato a queste larvette, perché è un po' diverso da quello che vi immaginavo, quello che c'è nei vertebrati, d'accordo? Si riconoscono ovviamente una porzione anteriore, una porzione posteriore, una porzione dorsale e una porzione ventrale. Ok, però diciamo le distinguiamo in questo modo qua, cioè non sono perfettamente perpendicolari le une rispetto all'altra. Diciamo l'asse dorso-ventrale è anche definito l'asse orale-aborale, che tra l'altro è un modo elegante per dire ano. Devo insegnarlo ai miei figli. Ok, l'asse orale-aborale e effettivamente, ci pensate, dov'è la bocca? Dal lato ventrale o dorsale? Ventrale. E l'aborale? E l'orifizio aborale dov'è? È dorsale. Ok? In realtà l'asse antero-posteriore, diciamo che viene detto animale vegetativo, è diciamo molto vicino come angolo rispetto a questo asse orale-aborale, però anche quello, di nuovo, se ci pensate, non è così diverso anche nei vostri corpi. Voilà, queste sono solo delle altre immagini che vi fanno vedere un pochino meglio il processo. Ok, quando io parlavo di blastula cava intendevo questa cosa qua. Con tutto il citoplasma bello schiacciato qua intorno. In effetti qui non si è ancora rotta la membrana vitellina, ma sta per farlo, ok? Perché qui la pressione è molto elevata. È proprio un problema di pressione. Spinge, spinge, spinge finché la rompe. Cioè ci sono anche degli enzimi che vengono usati, ma solo questo non ci interessa. Ok, allora la segmentazione è molto importante. Ok? Allora, io adesso userò il riccio di mare per raccontarvi di nuovo la storia della specificazione, cioè come si fa a partire da una singola cellula e organizzare un piano del corpo, ok? E a specificare tipi cellulari diversi, quindi a procedere verso il differenziamento. Quindi noi, questo è il tema che cercheremo di affrontare qua. Si tratta di qualcosa di preprogrammato? Quali sono le istruzioni che ci sono già nell'uovo? Ci sono già delle istruzioni? Le cellule se la vedono per conto loro? D'accordo? Queste sono le domande che ci stiamo ponendo. O comunque che io vorrei che voi vi poneste. D'accordo? Anzi, che vi dovete porre. Va bene? Ok, singola cellula. Come si organizza il piano del corpo? Come si arriva a un fenotipo di cellule specializzate? Come si acquisisce un fenotipo, un fate, un destino? Allora, cominciamo a seguire la storia. Prima di tutto vi racconto come la storia, il fate, e poi vedremo un pochino di più la meccanica molecolare. Allora, per prima cosa abbiamo una serie di piani di divisione super stereotipati. Il primo attraversa l'asse animale vegetativo, e qui mi sono perso una diapositiva, scusate, non so dove è finita, dove avevo messo l'uovo. Comunque l'uovo ha dei pigmenti e riconosciamo un asse. Uffa, dove l'ho messo? Però se ve lo faccio vedere adesso non va bene. Vabbè, l'uovo qui non si vede bene. Comunque l'uovo ha del colorante. Questa è una luce, non è giusto, non è vero. L'uovo ha del colore, per cui riconosciamo spesso e volentieri, specialmente in alcune specie, una polarità. D'accordo? Facciamo finta che siano questi colori qua, dai. Poi che cosa sono questi colori qua? Ve lo dico dopo. E il primo piano di divisione è un piano radiale, sa, che taglia dritto lungo l'asse
animale vegetativo. Il secondo piano di divisione è un piano perpendicolare al primo. Ok? Sono tutti e due piani radiali che vanno da animale a vegetativo. Il terzo piano invece, ninja, è un piano che taglia equatoriale. Ok? E quindi divide questo inizio dell'embrione in quattro blastomeri animali, non abbaiano, e quattro blastomeri vegetativi, che invece si muovono poco. No, in realtà perché li chiamano vegetativi? Non è perché sono in coma profondo, hanno avuto un incidente. Li chiamano vegetativi perché... Lo sapete? L'avete studiato le uova di rana, lo so. La professoressa Bovolin ci sente. Avete studiato diversi tipi di... Nelle uova, più chi più chi meno, c'è una componente di nutrimento che viene chiamata anche vitello, a seconda dei casi in realtà, però in genere viene accumulata al polo cosiddetto vegetativo. Queste uova qua sono piccolissime, di vitello ce n'è molto poco, però comunque riconosciamo un polo animale vegetativo. Ok? E così anche nell'uovo, insomma, in molti animali. Vi piacciono le uova? Non so, avete presente l'uovo di gallina? Ecco. Lì la parte, il polo vegetativo è piuttosto gonfio. Va bene, quindi a questo punto che siamo allo stadio di 8 cellule, abbiamo una metà animale e una metà vegetativa. Da questo punto in poi i destini della parte animale e della parte vegetativa iniziano a dividersi, cioè cominciano ad avere, come dire, modalità di divisione un pochino diverse, perché nella parte vegetativa questi che per adesso chiamiamo macromeri, mentre quelli di sopra chiamiamo mesomeri, di sopra dico io, ma in realtà, diciamo, del polo animale si chiamano mesomeri, questi in realtà si dividono una volta in più in queste prime fasi. Alla quarta divisione in realtà c'è un piano meridiano. Aspettate, la quarta divisione di nuovo è sincrona, però nella parte animale c'è un piano meridiano. Ok, mentre nella parte vegetativa abbiamo di nuovo un taglio equatoriale. Non è un taglio, scusate, una divisione equatoriale, che però questa volta chiamiamo ineguale. Cioè le due cellule figlie non sono grosse uguali, è una mitosi, ma i due fratelli non si spartiscono equamente l'eredità materna. Questi qua sopra ereditano moltissimo citoplasma, diventano molto grandi, mentre questi qua sotto rimangono molto piccoli e li chiameremo micromeri. D'accordo? Segnatevela questa storia, perché dei micromeri parleremo parecchio. Ok, i micromeri si divideranno ancora una volta fino ad arrivare, questo è lo stadio, mi pare, a 60 cellule, non mi ricordo più. Comunque ci sono una serie di divisioni, però alla fine delle quali noi riconosciamo una serie di cellule anche per dimensioni un pochino diverse. Quindi questa blastula iniziale non è fatta di cellule tutte uguali. Ci sono queste cellule più piccoline, al polo animale ci sono anche delle cellule più piccoline e al polo vegetativo ci sono queste due file di blastomeri, VEG1 e VEG2, che invece rimangono un po' più grandi. Ok? Attenzione, che cos'è che vi voglio raccontare di questa storia? Secondo voi questo, ok, non è, come dire, riconosciamo già un asse, siete d'accordo? Si intravede già un asse, una polarità, che segue quella che è la polarità dell'uovo. Siete d'accordo?
E tutto questo schema stereotipato delle divisioni anche ha portato alla fine a questo risultato, un abbozzo dell'embrione. C'è già un ordine. Che cos'è che regola questo ordine? Adesso lo vedremo. Però sicuramente già è piuttosto curioso e ha incuriosito i biologi per parecchio tempo. Ok, in effetti, vi ho parlato di fate map, vi ricordate? Le fate map, cioè quando tu cerchi di seguire il destino di parti dell'embrione, vedere che cosa diventeranno nell'organismo adulto. Si può fare già con l'uovo in questa specie, in questi animali. Possiamo farlo già con l'uovo, almeno in parte, insomma, a livello grossolano, nel senso che la parte animale darà origine all'ectoderma. È ancora una sola cellula, d'accordo? Però quando si divideranno, le cellule figlie che si andranno a trovare in quella posizione lì, che finiranno in quella parte di citoplasma, daranno origine all'ectoderma. Queste nella parte di mezzo all'endoderma e qua sotto al mesoderma. Ok? C'è qualcosa di preprogrammato nell'uovo. Apparentemente, però non è detto, perché vi ricordate l'esperimento di Drish? Drish aveva separato i blastomeri, eppure aveva visto uno sviluppo normale. Perché? A quanti blastomeri l'aveva separato Drish? Ve lo ricordate? A 4. Cioè qua. Ok? In realtà, se guardate rispetto a questa fate map, vabbè, ma in realtà ne parliamo domani, giovedì, di questa cosa. Però cominciate a pensarci. Come si pone l'esperimento di Drish rispetto a questa fate map? Ok, allora, giusto per finire la parte descrittiva. Effettivamente questa iniziale polarità dell'uovo e poi dell'embrioncino, della blastula, ok, si riflette di nuovo nella gastrulazione. Quindi la gastrulazione avviene sempre in un punto preciso della blastula, non avviene a casaccio, non è un pallone che posso dargli un pugno in qualunque punto e creo questo ano. Ano? L'ano viene sempre, inizia sempre, il blastoporo, chiamiamolo correttamente, inizia sempre a formarsi dalla stessa parte, ovvero dal lato in cui ci sono i micromeri. Guardatelo, questa è la blastula iniziale, questi sono i mesomeri del polo animale, normalmente non sono colorati, ok? Ci vuole l'occhio esperto del biologo. Dello sviluppo per riconoscerli. Invece i micromeri si riconoscono abbastanza bene perché sono molto piccoli. Ok, voilà, questa è una blastula un pochino più evoluta, cioè evoluta, avanzata. Io ogni tanto dico delle parole che non c'entrano niente, mi confondo e tra le cose che dico ci possono essere delle grandi errori, che però questo stimola voi in qualche modo a stare attenti, d'accordo? O poi a venirmi a chiedere, ma il professore mi aveva detto, per giunta è tutto registrato, un giorno mi licenzierà. Comunque, ah, chi non dice stupidaggini, scagli la prima stupidaggine. Ok, però attenzione, ecco qua, da quel lato in cui c'erano i micromeri, vediamo iniziare la gastrulazione. E la gastrulazione nel riccio di mare inizia così. Vediamo i micromeri entrare nel blastocele. I micromeri entrano nel blastocele, li vedete qua? Si sono divisi un po' di volte, lo vedremo più nel dettaglio le prossime volte, ma comunque cominciamo a saperlo. Si dividono un po' di volte, entrano nel blastocele e a seguire l'endoderma, il futuro endoderma, inizia ad invaginarsi. Come potete riconoscere dal colore, questi micromeri in realtà daranno origine al futuro mesoderma. Ok? E non vi ricorda qualcosa? Come si formava il mesoderma?
nei vertebrati. Il mesoderma è un tessuto che sta in meso, sta in meso. Quindi deve infilarsi dentro, deve entrare all'interno del corpo, non è in contatto con l'esterno, né con quell'interno che attraversa il corpo da parte a parte, ok? Deve stare in meso, quindi da qualche parte deve entrare. E questo fanno queste cellule. Ci sono molti parallelismi con la gastrulazione che c'è nei vertebrati. Ok, comunque, vediamo queste cellule che entrano e iniziare ad abbozzarsi l'ano. Questo ano cresce molto, va in cerca di una bocca, perché da solo cos'è un ano senza una bocca? E quindi cresce all'interno della blastula, cercando un punto per unirsi con la parte animale e dare origine alla futura bocca. Quindi cresce, 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 questa cavità all'interno comunica con l'esterno, ma la chiamiamo archentero, perché è quella che diventerà poi la cavità intestinale. È chiara la meccanica? È abbastanza semplice. Hai una palla, gli dai un pugno, questa comincia a rientrare, se è sufficientemente morbido la fai passare fino all'altro lato e hai un'apertura poi, senza avere rotto la palla. Magia. Mentre nella parte centrale inizia ad entrare, in questa palla mostruosa, inizia ad entrare della ciccia, delle cellule del futuro mesodermo. Ok, man mano che l'archenteron cresce, il mesoderma, vedete qua, inizia già ad organizzarsi, a dare queste spicole. Di che materiale sono le spicole, lo sapete? Cosa sono? Silice? No, non so. No, non credo. Ci sono degli animali che hanno la silice nello scheletro degli echinodermi? Forse sì, non lo so. Ma questo è carbonato di calcio. È qualcosa che di nuovo ci ricorda le future ossa che si vedranno in altri tipi di animali. Cioè ci sono cellule, vabbè, non è solo le future ossa, scusate, ci sono anche in tanti animali. Comunque sono cellule che organizzano spicole di carbonato di calcio a formare una specie di piccolo scheletrino interno però. Ok? Ed eccolo qua, la larva alla fine matura, l'oggetto che noi vogliamo vedere come si sviluppa, questo è il nostro punto finale. Il punto a cui vogliamo arrivare, vogliamo capire come si passa dall'uovo a questa cosa qui. Questo è l'arrivo, abbiamo l'ano, la bocca e queste spicole di carbonato di calcio. Però vedete che ci sono degli assi, c'è un'organizzazione del corpo, è tutto molto ordinato e si è partiti da una situazione altrettanto ordinata all'inizio dell'uovo e con le prime divisioni cellulari. Ok? Allora, come questo destino viene scritto, come si passa alle varie fasi di specificazione e determinazione, questa è una storia che cercheremo di imparare. Questo è solo uno schema della gastrulazione, delle immagini che vi ho appena fatto vedere. Ci siete? L'avevate visto così? Più o meno? Aiuta? Gli schemi sono sempre schematici. Però ingresso dei micromeri, questi micromeri entrano nel corpo, come si organizzano lo vedremo un'altra volta, e dopo che sono entrati questi micromeri e iniziano anche a secernere le spicole di carbonato di calcio, archenteron che si invagina, ok? Ano che cresce cercando una bocca, un contatto con una bocca. E queste sono semplicemente delle altre immagini di questo processo, andatevele a vedere. L'ho messo in mille modi, c'è questa qua colorata, poi ce l'avete microfotografia normale a contrasto di fase e anche microscopia elettronica a scansione di embrioncini aperti. Ok, guardateveli, questo è il risultato finale. Ok, quello che interessa a me però adesso è iniziare a fare il discorso di che cos'è che
determina il destino cellulare. Fatemi vedere che ora è, c'è la faccia alla grande. Cosa determina il destino cellulare? Anche se appunto l'abbiamo conosciuto come un embrione regolativo, di fatto il suo sviluppo è abbastanza stereotipato. Almeno abbiamo sempre questo polo animale, il polo vegetativo, la gastrulazione inizia al polo vegetativo e possiamo determinare il destino dei primi blastomeri con una certa accuratezza. In realtà uno scienziato, diciamo così, più moderno ha cercato, quindi un gruppo di, cioè il leader di un gruppo, questo McLean, adesso lo vediamo, che da anni studia il riccio di mare, ha diciamo affrontato la questione del fate map in modo un po' più moderno e un po' più statistico per vedere quanto fosse predeterminato. Allora, le fate map che venivano colorate una volta erano piuttosto nette, no? Queste diventano una cosa, quello diventa un'altra. Qui vedete la parte animale, i mesomeri, vedete mesomero, poi c'è il primi, questi sono tutti blastomeri, i primi blastomeri. Sono tutti blastomeri, AN1, AN2, finché si arriva alla fase di 60 blastomeri, mi pare, sì, qua, dove alcuni diventano ectodermide, ectoderma o epidermide futura, altri tessuto nervoso, non so se vi ricorda qualcosa. Ecco, però vedete, questo mesomero qua, lo vedete questo? Si chiama VEG1 e VEG2, invece in queste mappe più moderne viene messo a due colori. Perché è un mesomero che dà un po' un tipo di cellula, un po' ectoderma e un po' endoderma. E questo viene indicato in questo modo perché appunto il suo destino è non è sempre così definito. Però aspettate, non volevo darvi il dato in anticipo, mi sono sbagliato, scusate. Ok, questo è il signor David McLean e come vi ho già fatto vedere si è preoccupato di disegnare la fate map dell'embrione di riccio di mare. Vi ricordate che avevo raccontato tutti i modi per fare le fate map? In questi animali qua, per fare il fate map, va benissimo usare un colorante fluorescente che metto dentro la cellula, d'accordo? Perché le cellule figlie più o meno si spartiscono il citoplasma della madre, non c'è grande aumento di massa. Allora, qual è l'esperimento che lui fa in questo caso? Prende due mesomeri, no, sì, scusate, due blastomeri che si chiamano VEG1 e VEG2 e inietta dentro a questi due blastomeri vicini due coloranti fluorescenti diversi, leggermente più complicata, ma noi prendiamola così, due coloranti diversi, ok? E poi va a vedere che cosa diventano le cellule dell'uno e le cellule dell'altro. Ok? È un'analisi clonale, molto, se volete, in parte grossolana, ma comunque efficace, del destino di coppie di blastomeri. I blastomeri sono tanti, è tutto in cerchio. E lui li segue tutti a coppie, queste due file, VEG1 e VEG2. Allora, che cosa succede? Così vi aiuta anche a visualizzare che cosa succede alla gastrulazione. Che cosa succede di queste cellule? Le, quando avviene la gastrulazione, quindi parte la danza, parte Strauss, le cellule iniziano a invaginarsi e poi diciamo, i figli di questo blastomero rosso, di quello verde, si spargeranno nell'embrione in vari punti. Molte di queste cellule in realtà rimangono vicine tra di loro. Ok, e quindi possiamo anche seguirle con il time-lapse video microscopy. Guardate qua, questo è un video. Questo ci aiuta molto a vedere
come funziona la gastrulazione. Attenzione, questo qui in questo caso è un colore solo che stiamo vedendo. Lui ne colorava due, ma qui ne sta facendo vedere solo uno. Vedete, lui aveva messo un blastomero lì, il colorato un blastomero, qui siamo già in una fase più avanzata, sta iniziando la gastrulazione, si intravedono i micromeri dentro al blastocele, li intravedete? No? Forse è troppo buio, vabbè, quando poi li intravederete. Comunque, questa è ancora una blastula. Qui invece inizia a esserci l'invaginazione, si vede? No? Non si vede. Avete ragione, allora ve lo faccio vedere. Pronti? Adesso? Meglio? Dai, gli ultimi 10 minuti li facciamo al buio. Non limonate. E ascoltate. Allora, diciamo, lui ha messo il colorante in uno specifico blastomero e poi lo seguiamo lungo la gastrulazione. Guardate questo gruppo di cellule colorato, si dividerà, aumenterà, ok, di numero ovviamente. Qui abbiamo, in realtà alla gastrulazione si continua a esserci proliferazione. Lo vedete che si sposta verso il basso, era a questo livello dell'embrione, lo vediamo spostarsi verso il basso e sempre gli eredi di questo gruppetto di cellule, man mano che va avanti, entrare nel tratto digerente. Ok? Questo particolare blastomero qui ha dato origine di fatto a un po' di ectoderma, a me non è ancora finito, comunque a questa parte qui, diciamo così, un po' più caudale del tratto intestinale. È chiaro? Lo vedete? Questo è l'archenteron che è entrato e queste cellule sono arrivate più o meno fino qui. Quindi in questa danza di cellule che rientrano, c'erano cellule che erano fuori e si ritrovano all'interno, d'accordo? Questa la chiamiamo gastrulazione. Ok, ma con questo tipo di tecniche possiamo fare di più, possiamo quantificare quante cellule vanno a finire in un posto, quante cellule vanno a finire in un altro, qual è il destino della progenie di queste cellule e lo possiamo quantificare anche in modo statistico in diversi embrioni. Ok, qui vedete ce ne sono 43, a seconda dei casi, insomma, in quanti casi sono stati trovati, no, forse questo è sempre su 100, quindi l'N non lo so, comunque, in quanti casi sono stati trovati, guarda, eccoli qua i totali, sono stati trovate cellule pigmentate tra la progenie dei VEG2, vediamo un po', 49%. Aborale. Qui c'è qualcosa che non mi torna, ma non importa. No, non me lo ricordo più. Com'era questo? Oppure vediamo il VEG1 anche, che è facile. Vengono presi diversi tratti del tubo intestinale. Foregut, midgut, hindgut, sono più avanti, in mezzo, più indietro, o l'ectoderma anale. Ok? Non fare ridere l'ectoderma anale. Allora, ok, e che cos'è che vedete? È che in realtà qui, il 100% dei casi, in effetti, il midgut e l'hindgut derivano dal VEG1, ok? Mentre per altri mentre invece questo VEG2 nel 100% dei casi dà la parte anteriore del tubo digerente. Vediamo come erano messi, ok? VEG1, in effetti, no, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, no, VEG2, sì, dà il foregut, siete d'accordo? Chi è più vicino? Chi è che entra per primo? Ha senso che sia VEG2 il più anteriore, d'accordo? Perché VEG2 è più vicino al punto in cui si entra, ai cancelli del concerto, lui è subito lì, va alle transenne, arriva davantissimo, siete d'accordo? Mentre invece VEG1, che è più distante, alla fine la sua progenie si fermerà prima. Questo si chiama gastrulazione, la legge del calzino rivoltato. Ok,
Però appunto nel 100% dei casi questo dà origine anche a Forgat e va bene, ma invece Midgat solo nel 60% dei casi, ok? Quindi esiste, come dire, una certa variabilità. Da questo adesso me lo riguardo un po'. Me lo devo riguardare, scusa, adesso non me lo ricordo più. Non l'ho ripassato stamattina questa figura qui perché mi sembrava di ricordarmi. Comunque no, mi è venuto un dubbio, adesso vado a controllare e poi ve lo dico. Comunque, nel 60% dei casi, ok, queste cellule danno origine, i suoi discendenti danno origine, però mi pare che fossero degli embrioni. Comunque, danno origine a un certo tipo di cellula piuttosto che no, una certa zona dell'embrione piuttosto che no. Ok, cioè il concetto di questo studio è che sì, è vero, possiamo disegnare una fate map anche se non è tutto poi così stereotipato. Rimane un po' di variabilità, rimane un po' di variabilità, va bene, però all'interno tutto sommato di un certo elevato livello di stereotipazione, ok? Quindi nel 100% dei casi i discendenti di quel blastomero diventano quella parte del corpo, d'accordo? Poi c'è qualche cellula che magari si perde per strada o può ancora scegliere, esistono delle zone di confine, però nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo il grosso, è determinato già a 60 blastomeri e addirittura nell'uovo. Ecco, insomma, questo era il concetto, scusate, sono un po' perso. Ok, e questo perché, l'avevamo detto, c'è sempre un equilibrio tra meccanismi di sviluppo condizionale e meccanismi di sviluppo autonomo. E noi possiamo analizzarla questa storia, sì, in termini probabilistici, quindi facendo il lineage e cercando di andare a vedere che cosa diventano i figli dei figli dei primi blastomeri o di certe zone del citoplasma dell'uovo. Ma probabilmente il modo migliore invece è quello di, ok, seguiamo il fate, facciamoci un'idea di quanto è predeterminato e poi però invece cerchiamo di modificarlo. E questo vale sia per le cellule, quindi prese tutt'uno, tutte intere, che poi vedremo per i meccanismi molecolari. Ok, quindi il primo a chiedersi, ma quanto è predeterminato l'uovo? Cosa c'è di predeterminato nell'uovo? È stato questo signor Horstadius Sven. Ok. Che appunto ha studiato i meccanismi di polarità nell'uovo, presenti nell'uovo. Era evidente che l'asse animale vegetativo aveva poi lo sviluppo dell'animale, lo sviluppo della larva pluteo seguiva questo asse animale vegetativo presente nell'uovo, ok? E quindi lui ha cominciato a studiare i meccanismi che potevano influenzare questa polarità dell'uovo. Ovviamente per le sue capacità poco molecolari, per il momento solo nella maniera dell'investigazione di fate and potential, cioè lui cercava di modificare, di vedere se determinate alterazioni modificavano il destino. Adesso lo vediamo, scusate, mi sono perso di nuovo. Allora, la sua idea, visto che sembrerebbe esserci questa polarità nell'uovo che segue l'asse animale vegetativo, è stato quello di dividere l'uovo, quindi fare qualcosa di un po' più elaborato dell'esperimento di Drish, che aspettava che si formassero i blastomeri. Lui è partito direttamente dall'ovocita, quindi con una tecnica super elaborata, molto raffinata. Erano dei microchirurghi abilissimi questi primi embriologi, è riuscito a dividere in due l'uovo, seguendo l'asse animale vegetativo, sfruttando questa striscia di pigmento. Ok, poi prende le due metà, anzi una delle due, perché solo una delle due, non tutte e due? Bravo, perché ci vuole il nucleo per fare uno sviluppo. Ok, il nucleo ce n'è uno, quindi quello non si può dividere.
Quindi prende la metà che ha mantenuto il nucleo, la fa fecondare e vede che cosa succede. Beh, quello che lui scopre è che questa procedura, quindi in cui l'uovo viene spezzato in due, di fatto non altera l'organizzazione dell'embrione. Vi ricordate la storia dello sviluppo a mosaico? Ci aspettavamo pezzi di embrione, è la stessa storia, però lui la fa partendo dall'uovo. Quindi in qualche modo ci dice questo esperimento, in più rispetto a quello che avevamo visto alla prima lezione, che qualunque sia questo determinante, potrebbe essere presente nell'uovo. Ok, oppure non esiste nessun determinante, vedendo questo esperimento qua, giusto? In effetti lui che cos'è che fa anche? Dice, ok, se io vado lungo, quindi in qualche modo è un controllo positivo, dividere in due l'uovo mi può dare una larva perfettamente vitale, funziona questa procedura, ok? Poi lui che cosa fa però? Ed è un esperimento che invece Drish non poteva fare, non poteva assaggiare rompendo a quattro blastomeri il suo embrione. Lui divide l'uovo questa volta in modo equatoriale, quindi separando di fatto il polo animale dal polo vegetativo. Okay. Lui chiaramente sapeva benissimo che a questo punto aveva separato due metà distinte, mentre in questo caso i due mezzi uovi, mezzi ovociti, sì, insomma, mezzi ovociti, mantenevano un asse vegetativo animale perfettamente intatto. È chiaro? Qui l'asse animale vegetativo è perfettamente intatto. In questo caso invece abbiamo separato la parte animale dalla parte vegetativa. Quindi che cos'è che può succedere? Di nuovo potrebbe non succedere niente, c'ho due larve normali e invece però questa volta qualcosa succede. Ta-dan! Se lui separa in questo modo l'ovocita, la parte animale diventa quella che viene chiamata una Dauerblastula, cioè è una struttura epiteliale viva, allegra, felice, piena di ciglia, anzi ha delle ciglia lunghissime, è una soubrette, però gira da sola per la piastra senza mesoderma, senza endoderma. Non va incontro alla gastrulazione, non si formano i derivati dei foglietti. Ok? Quindi la parte animale continua un suo differenziamento, è specificata, se volete, cioè prende una specificazione, però non segue neanche lei in realtà lo sviluppo normale. La parte ventrale invece si comporta in modo quasi normale, nel senso che fa la gastrulazione, la parte ventrale è quella dove normalmente avveniva l'inizio della gastrulazione, d'accordo? Quindi quella parte continua a fare la gastrulazione normalmente, si forma ectoderma, mesoderma, endoderma, le larve non sono del tutto normali, non ce l'ho una foto, anche perché c'è molta variabilità, però in una gran parte dei casi invece sì, le larve sono anche normali. Ok? Quindi la parte ventrale basta, e quella dorsale ora cosa ce l'hanno messa a fare? Scusate, ventrale, vegetativa, e quella animale. Non confondiamo dorso ventrale con animale vegetativo. Ok, in realtà più recentemente la stessa cosa è poi stata fatta con embrioni a 8 cellule. Drish non riusciva a dividerli questi perché cominciano a essere appiccicati in modo un po' più stretto, ci vuole qualche conoscenza più moderna sui meccanismi di adesione, però si può fare. Possiamo separare gli 8 blastomeri, poi però attenzione, non li mettiamo ognuno per sé, perché in quel caso anche non si sviluppano correttamente, ma li lasciamo uniti, ok? 4 a 4, i 4
blastomeri dorsali e i 4 blastomeri ventrali. Siete d'accordo? Abbiamo di nuovo diviso il polo animale dal polo vegetativo. Però l'abbiamo fatto quando ci sono già state due divisioni e c'è stata anche la terza divisione equatoriale. Allo stadio di 8 cellule. E di nuovo, attenzione, se noi dividiamo i primi 8 blastomeri lungo l'asse animale vegetativo, quindi in questo senso, se noi li dividiamo in questo senso, otteniamo due larvette assolutamente normali. Mentre se li dividiamo nell'altro senso, la parte animale non è capace di riorganizzare il proprio piano di sviluppo dando inizio ad un suo centro di gastrulazione. Evidentemente il punto da cui può iniziare la gastrulazione è 1. E se tu non fai iniziare la gastrulazione, niente mesoderma, niente endoderma, quella roba lì non si forma più. È forte, ragazzi. Ok, quindi il punto di gastrulazione è uno solo. E gli attori di questo punto di gastrulazione, quindi c'è qualcosa evidentemente nell'uovo che dice che questa parte qui è la parte da cui potrà iniziare la gastrulazione e né nessun'altra parte. Ma casualmente quella parte lì dell'embrione, il polo vegetativo, è anche la parte che ora è? Oh no, mi date ancora 3 minuti? Potete tardare di 5 minuti? E oggi ci abbiamo avuto i problemi tecnici. Voglio finire questo pezzettino perché... Dai, 5 minuti, lo giuro. Ok, questa parte qua è un esperimento facilissimo, fa pure ridere. Esperimento divertentissimo, capito? Allora, questa parte vegetativa da cui inizia la gastrulazione è anche la parte dove noi vediamo questi micromeri, quindi queste piccole celluline che sono facilmente riconoscibili e anche manipolabili. Allora, queste piccole celluline si possono facilmente staccare, ok? E se voi le mettete in coltura, quindi per assaggiare la loro specificazione, se voi le mettete in coltura, queste cellule iniziano a produrre spicole di carbonato di calcio. Questo è quello che sanno fare. Dove le metti? Le metti dentro l'archenteron? No, dentro l'archenteron. Dentro il blastocele, spicole di carbonato di calcio. Al bar, spicole di carbonato di calcio. Al cinema, spicole di carbonato di calcio. In coltura, spicole di carbonato di calcio. Ok? Sono specificate. E chiaramente a questo punto ti viene voglia di vedere se sono anche determinate. Quindi proviamo a trapiantarle in un'altra parte dell'embrione, per esempio al polo animale. Quindi attenzione, perché qui abbiamo trapiantato le cellule che avrebbero dato origine all'ano nella zona dove si sarebbe dovuta originare la bocca. Fa un po' schifo questo esperimento, lo chiamiamo l'esperimento faccia da culo. E l'esperimento viene, ragazzi, funziona. La faccia da culo, eccola qua, ok? No, in realtà succede qualcosa di più. Io qui avrei voluto farvi ragionare un attimo. Che cos'è che potrebbe succedere? Potrebbe succedere, la facciamo veloce così ce ne andiamo, due cose. O queste potrebbero mettersi a fare spicole di carbonato di calcio e avvolgere spicole di carbonato di calcio nell'embrione. Potrebbero entrare, lo sanno fare, nel blastocele e iniziare a fare spicole di carbonato di calcio e va benissimo. In realtà fanno qualcosa di più. Non solo entrano e iniziano a fare spicole di carbonato di calcio, abbiamo capito che quello gli piace, ma inducono anche l'ectoderma a iniziare un secondo centro di invaginazione, una seconda gastrulazione, un nuovo ano, una faccia da culo originale, capito? Non così metaforica, fisica, reale, ok? Quindi queste cellule, questi micromeri, non solo sono specificati, non solo sono determinati,
perché anche se li mettiamo in un altro posto vanno dritti per la loro strada, ma hanno anche la bacchetta magica. Hanno in mano le chiavi della gastrulazione. Evidentemente sono in grado di indurre un centro, un punto di gastrulazione. Ok? Quindi sono in grado di modificare, quindi loro sono molto convinte del loro destino e del loro fate e sono in grado di modificare quello delle cellule che gli stanno intorno. Sono dei politici, diciamo. Ok? E attenzione, questo è l'ultimo esperimento. Vi avevo fatto vedere che l'emisfero animale isolato dà origine alla Dauerblastula, giusto? Questa blastula animalizzata, questo essere totalmente animalizzato, questo animale. Ok, attenzione però, che cosa succede se io prendo questo embrioncino destinato a diventare un puro animale, animalizzato, un puro polo animale, una Dauerblastula, e gli metto un po' di micromeri, 4 micromeri al polo ventrale, giusto per rimanere, indovinate cosa succede? Ditelo forte, secondo voi che cosa succederà? Cosa vi aspettate che succeda? Cosa faranno questi micromeri? Scusa? Provocano l'invaginazione, fanno avvenire la gastrulazione e la larva si sviluppa normalmente. Attenzione qui, tutti quei VEG1, VEG2, quelli che avrebbero dovuto dare la parte di endoderma, non ci sono, siete d'accordo? Quindi l'endoderma salta fuori da qualcuna di queste cellule. C'è una riorganizzazione dei destini. Queste cellule potevano anche essere specificate a diventare endoderma, non ve lo so dire cosa succede se le mettiamo, però sicuramente cambiano il loro destino. Quindi avere vicino il micromero cambia il tuo destino, non sei più una cellula che diventerà ectoderma, ma potresti diventare anche endoderma. Capito? Li vendono su Amazon se volete. Ti tieni un micromero vicino e cambi il tuo destino. Ok? Allora, sulla meccanica molecolare di tutta questa storia, aspettate che arrivo solo alla fine, quindi i micromeri sono specificati, possono indurre cellule, ok? Quindi è evidente che ci sono in questo embrione dei fattori materni, quindi qualcosa lasciato dalla madre quando ha creato l'uovo. Quindi l'ovocita, quando si è differenziato al suo interno, ha creato un asse e dentro quest'asse ci devono essere dei segnali che istruiscono lo sviluppo dell'embrioncino. Quindi l'embrioncino nelle sue prime fasi in realtà non parte a casaccio, ma può seguire dei segnali materni. Questi segnali materni diretti alla specificazione dei micromeri, e quali sono e come funzionano però lo vediamo giovedì. Grazie. Se ci sono domande rispondo volentieri.